Regione Abruzzo dedica grande attenzione al tema energetico. Grazie al Porfesere 2014-2020 ha lanciato due bandi, uno rivolto alle amministrazioni comunali e l'altro alle imprese, per un totale di 15 milioni di euro. Risorse che permettono di conciliare sviluppo economico, innovazione, competitività e rispetto dell'ambiente. Il bando per l'efficienza energetica negli edifici scolastici, finanziato con 7 milioni di euro, sta consentendo la realizzazione di ben 71 progetti presentati da altrettanti comuni. Uno di questi è il progetto per la scuola primaria e secondaria di primo grado nel comune di San Pio delle Camere, in provincia dell'Aquila. Iris Flacco, dirigente Servizio Politiche Energetiche Regione Abruzzo. Ci troviamo qui nella scuola di San Pio delle Camere, dove sono in atto gli interventi finanziati dal programma europeo Porfesr per ridurre i consumi energetici e aumentare l'efficienza dell'edificio fino al 94%. Questo significa che vengono utilizzati degli impianti innovativi. Abbiamo l'utilizzo della pompa di calore, abbiamo l'utilizzo della controsoffittatura con riscaldamento per irraggiamento dall'alto, interventi di distribuzione di calore attraverso nuovi sistemi e l'intervento sulle superfici trasparenti, quindi sui vetri, doppi vetri e riduzione delle perdite energetiche. Questa attività è importante in questa scuola, piccola, ma che raccoglie i ragazzi di un intero territorio vasto, che è tutta la Piana di Navelli. Quindi a livello informativo e formativo è importantissimo. Il progetto del Comune di San Pio delle Camere è un'iniziativa realizzata nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 sull'azione 411 riguardante la promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. L'importo complessivo dell'investimento è di 100.000 euro, finanziati dal Porfesr Abruzzo. Grazie a questo intervento si otterrà un risparmio energetico di oltre il 95% del fabbisogno di energia primaria e una riduzione della produzione di gas clima alteranti pari al 92%. Pio Feneziani, sindaco di San Pio delle Camere, comune della provincia dell'Aquila. Dopo il terremoto del 2009 si è provveduto a fare lavori per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico che accoglie ragazzi dell'intero altopiano di Navelli e della parte montana verso il Gran Sasso. Dopo questi lavori c'era la necessità di avere un efficientamento energetico, essendo un comune montano quindi freddo, puntare soprattutto al riscaldamento degli ambienti. Per questo ringrazio la Regione Abruzzo che gestisce finanziamenti europei e che ci ha dato con questo bando la possibilità di realizzare un impianto nella palestra della scuola, di sostituire il vecchio impianto che ha circa 40 anni di vita con nuove tecnologie. Impianto che difficilmente riusciva a scaldare l'intero ambiente ad aria calda verrà sostituito con dei pannelli radianti che verranno alimentati da una pompa di calore che a sua volta alimentato da pannelli fotovoltaici, impianto realizzato qualche anno fa sempre con finanziamenti europei. Questo darà modo comunque agli alunni di vivere l'ambiente scolastico in modo migliore. E questo ci permetterà, oltre che di migliorare l'ambiente, anche di risparmiare dal punto di vista economico, in quanto il costo dell'energia sarà pari a zero, quindi non ci saranno le bollette pesanti del metano che abbiamo pagato fino ad oggi. Per far comprendere l'importanza del progetto, ma soprattutto i benefici che ne deriveranno, la dottoressa Iris Flacco ha tenuto una lezione di educazione ambientale, accolta dagli studenti con grande entusiasmo e partecipazione. Per risparmiare l'energia e per fare meglio l'ambiente si potrebbe usare i pannelli solari e le paleoliche. Anche energia idroelettrica dalle dighe. Risparmiare l'acqua perché
alcuni paesi non ce l'hanno e quindi dobbiamo risparmiare per avere tutti l'acqua. Poi usare la macchina in meno perché inquina l'ambiente. Poi spegnere gli elettrodomestici che non si usano per non sprecare energia. Di sfruttare le risorse alternative che sono a disposizione e sostituirle con quelle che inquinano. Non accendi le luci di giorno e usi la luce che ti dà la natura. Siamo riconoscenti all'Unione Europea per averci fornito questi fondi per migliorare la nostra scuola. Sono contento che la nostra scuola vorrà essere migliorata grazie ai contributi dell'Unione Europea. L'efficientamento energetico degli edifici scolastici è un'azione necessaria per abbattere le emissioni climalteranti, rispettare gli impegni presi con l'Accordo di Parigi e contribuire a raggiungere i target europei previsti dal quadro per il clima e l'energia. Anche alla luce del fatto che, come riportato dai dati, gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione. L'obiettivo è utilizzare il finanziamento europeo per efficientare questa scuola, efficientarla, quindi ridurre i consumi energetici e i costi dell'amministrazione comunale, ridurre le spese dell'amministrazione pubblica, ma anche migliorare il comfort nell'attività didattica nella scuola, quindi apprendere meglio. È importante perché questa scuola, seppure piccola, in un piccolo paese, raccoglie i cittadini, i piccoli cittadini di un intero territorio, della Piana di Navelli. Quindi che cosa ci aspettiamo? Una consapevolezza trasmessa a questi ragazzi di ridurre i consumi energetici nell'attività quotidiana e capire che bisogna fare delle scelte, anche nelle costruzioni, delle scelte attente, perché dobbiamo verificare sempre che spendiamo e consumiamo meno.